Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo flight controller specifico per droni FPV. Si tratta del Bardwell F4 AIO, se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. Questo flight controller è molto completo e performante ed è pensato per sfruttare al massimo Betaflight. Vediamo adesso le caratteristiche principali. La prima cosa che notiamo sono questi quattro gommini nei fori per le viti. Grazie a questa soluzione il flight controller rimane più isolato dalle vibrazioni causate dai motori. Questo fa sì che il giroscopio riesca a lavorare in maniera più precisa in quanto meno soggetto a disturbi. Il giroscopio stesso è stato posizionato al centro per ridurre al minimo le oscillazioni. Questo giroscopio è un MPU 6000 che si è rivelato essere uno dei più stabili in commercio. Il limite massimo di funzionamento è 8 kHz. Sempre nei quattro lati notiamo i pad degli ESC. Infatti, come suggerisce il nome, questo flight controller è un all-in-one poiché ha la PDB integrata. Nella parte posteriore, infatti, abbiamo i due pad per il collegamento diretto della batteria, che potrà essere da un minimo di 3 a un massimo di 6 celle. Il processore è un STM32F4, che riesce a tenere gli 8K di giroscopio e PID loop, più tutte le altre features che vogliamo, rimanendo sempre sotto il 10% di utilizzo. Sempre in questo verso notiamo un lettore di schede microSD, grazie al quale possiamo registrare il log della black box senza preoccuparci della durata, in quanto la microSD offre una quantità di spazio praticamente illimitata. Tornando al verso principale, come potete vedere abbiamo il chip dell'USD, grazie al quale possiamo visualizzare direttamente negli occhiali tutta una serie di informazioni molto utili come il livello di carica della batteria, il segnale RSSI e tanto altro. La camera FPV andrà collegata in questa serie di pad qua sopra. Molto interessante è la presenza del pad CAM-C, dove va collegato il filo dell'USD. In questo modo possiamo visualizzare l'USD della camera senza l'ausilio del joystick, rendendone la configurazione estremamente semplice e pratica. La videotrasmittente andrà collegata in questa serie di pad qua sotto. A fianco ai pad video, alimentazione e terra troviamo il TX4, dove andrà collegato un eventuale smart audio. In questo modo i cavi della VTX sono tutti vicini. Su questo lato abbiamo il tasto boot che servirà per l'aggiornamento firmware. Per le procedure di update potete seguire la mia guida cliccando la scheda in alto a destra. Questa serie di pad qua sopra è quella dedicata ai ricevitori. Questo è il pad dell'alimentazione e possiamo scegliere se settarlo a 3.3V per i ricevitori Spectrum o a 5V per i ricevitori FR Sky e Fly Sky. Per settarlo a 5V ponticelliamo il primo e il secondo pad di questa serie. Per settarlo a 3.3V ponticelliamo il secondo e il terzo pad. I protocolli supportati sono SBUS, IBUS e Spectrum, mentre PPM e PWM non sono supportati. Per gli utenti FR Sky abbiamo i pad telemetria SBUS con il segnale già invertito. In questo modo possiamo collegare la ricevente senza preoccuparci di fare eventuali hack o rimappare il flight controller. Alimentazione e terra andranno collegati nei due pad vicini. Ricordiamoci di settare l'alimentazione a 5V. Gli utenti Fly Sky dovranno collegare il cavo IBUS nel pad RX6, terra e alimentazione a fianco. Anche i ricevitori Fly Sky necessitano di un'alimentazione di 5V, quindi ricordiamoci di settare questo pad a 5V. Gli utenti Spectrum dovranno collegare la ricevente in maniera analoga a quelle IBUS, ricordandosi di settare 3.3V qualora la ricevente necessiti di questa tensione per funzionare. I pad qua sotto sono dedicati a una striscia LED e a un buzzer. Le porte UART sono in totale 4, due delle quali hanno il segnale invertito. È possibile collegare anche un'eventuale telemetria degli ESC. In conclusione, questo flight controller si presenta come un'ottima scelta per chi volesse assemblare un drone racing o freestyle. I pad sono ordinati in maniera molto intelligente, rendendo il collegamento delle periferiche semplice e pulito. Buona la presenza di quattro gommini per attutire le vibrazioni e lo slot per la microSD. Il pad per collegare l'USD della camera FPV è una buona aggiunta che pochi flight controller hanno disponibile al momento. Questa era la mia recensione del Bardwell F4 AIO. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.